Protagonista della prova su strada del numero di luglio da oggi in edicola è la nuova Nissan Qashqai, terza generazione del modello che ha inventato il segmento dei crossover. Totalmente rinnovato, con nuova motorizzazione su un nuovo pianale, trovate tutto all'interno le nostre impressioni di guida e ovviamente le immagini. Qashqai non è l'unico modello trasversale nella gamma delle automobili che trovate su questo numero, perché parliamo anche di due specialisti nei propri segmenti. Wrangler, un fuoristrada duro e puro, adesso nella versione 4x, e poi un altro prodotto di nicchia con caratteristiche del tutto particolari che è il Ford Explorer. Questo per quanto riguarda le prove e i test del mese e le novità di mercato. Ma Sicilia Motori vive soprattutto di corse e quindi anche in questo numero di luglio raccontiamo tutto quello che è successo nel mese di giugno e soprattutto riportiamo, oltre alle corse, le impressioni dei protagonisti. Uno dei nostri narratori, quello di cui andiamo molto orgoglioso della collaborazione, è Guido Rancati. Guido Rancati, che è un vero poeta dei rally e che in questo numero scrive un pezzo davvero toccante che ci racconta lui stesso. Una fotografia basta per lasciare sensazioni profonde. Capita spesso così. A me è capitato vedendo lo scatto che ritrae Craig Breen poche ore dopo la conclusione dell'ultima, per lui non felicissima, edizione della Targa Florio, nella campagna, lontano dal pubblico, dal calorosissimo pubblico siciliano, e mentre deposita la coppa conquistata poco prima davanti al cippo a memoria del copilota che era con lui in quell'altra tragica edizione della Targa Florio, quella che al ragazzino dallo sguardo sorridente che divideva con lui l'abitacolo di una Super 2000 costò la vita. Ecco, il rallismo è fatto di queste cose, è fatto anche di queste cose, è fatto di campioni, di grandi campioni, di automobili più o meno belle, più o meno performanti, ma è fatto, secondo me, avrò una visione romantica, ma pazienza, l'età, è fatto anche di gesti del genere. Un gesto grande quello del ragazzo irlandese che sta ancora cercandosi un posto al sole splendentissimo del mondiale. C'è vicinissimo, non c'è ancora arrivato. Però sono gesti così, gesti che fanno bene al cuore, ha fatto bene a lui, fanno bene a tutti noi. Da oggi trovate Sicilia Motori presso i nostri amici edicolanti, però se preferite la versione digitale sfogliabile potete ordinarla sul nostro sito, o se volete ricevere comodamente a casa la copia cartacea potete ordinarlo su Amazon. In edicola, attraverso Amazon oppure sul web, l'importante è che continuiamo a seguirci. Con questo noi vi salutiamo perché anche noi andiamo in ferie e dopo questo appuntamento di luglio ci rivedremo in edicola a settembre. Buona lettura e buona estate.